Oggi parliamo di linguaggio del corpo, parliamo di atteggiamenti perché, come hai visto nel video precedente, e se non lo hai visto lo devi vedere prima di guardare questo, il carisma si trasmette esclusivamente con la comunicazione non verbale. Dunque non con le parole, a differenza di quanto credono molti. Ti farò 5 domande, potrai rispondere per vedere quanto conosci già in questo momento il linguaggio del corpo carismatico e poi ti spiegherò praticamente con cose che potrai mettere in pratica da subito in che modo si comportano, si muovono, gesticolano i carismatici. Vediamo dunque quali sono gli atteggiamenti dei leader, delle persone carismatiche, delle persone magnetiche e quante false credenze ci sono a riguardo. Partiamo dalla prima domanda. I carismatici, gli uomini e le donne carismatiche, ridono tanto o ridono poco? Beh, Marco, a me hanno insegnato, la PNL mi insegna che devo sempre essere positivo, devo sempre ridere. Non è vero, non è vero. Il carismatico non ride sempre. Il carismatico ride quando c'è da ridere. Ma per esempio, pensiamo ad un Donald Trump che ha la faccia arrabbiata, o in Italia un Salvini, separati dalle opinioni politiche, un Grillo anche, no? Quindi ho preso due schieramenti. Ridono sempre? No, spesso sono arrabbiati, ma sono carismatici. Ok? Un Johnny Depp. Ride sempre, non credo. Eppure è un carismatico, no? Anzi, spesso è pure cupo. Non c'entra niente il ridere tanto col carisma. Il carismatico, quando ride, si sente forte, come abbiamo visto nel test di Friedman, ma non ride sempre. Sai perché? Perché ridere sempre è un atteggiamento da subordinati. Sono i subordinati quelli che ridono sempre davanti al capo, davanti al superiore, lo accontentano sempre. Ok? E poi ridere senza motivo è segno di tensione, di imbarazzo, mentre il carismatico, come abbiamo visto nel primo video, è libero dal giudizio altrui, dunque non prova imbarazzo. Seconda domanda: i leader, i carismatici, interrompono gli altri oppure no? Pensaci un attimo. Marco, i leader lasciano sempre la parola agli altri, loro parlano per ultimi. Il leader non è quello che guida, ma quello che traina e così via, tutti questi aforismi, questa roba retorica che non ha alcun basamento scientifico, che nella realtà ai tavoli che ho il privilegio, la fortuna, ma il merito soprattutto di frequentare, quelli dove si prendono decisioni importanti, anche in politica, per esempio, per la vita collettiva, ti assicuro che tutta questa teoria del pensiero, del sorriso, dell'ottimismo a tutti i costi e della PNL non c'è, non se ne parla, ok? I leader non è che interrompono per forza, ma interrompono se non sono fortemente d'accordo con un qualcosa, perché un carismatico fa passare le proprie opinioni, interrompono se qualcuno vuole svilire il proprio lavoro, la propria credibilità. Interrompono soprattutto se non vengono fatti parlare. Chi è più carismatico secondo te durante una riunione? Quello che non riesce mai a dire la sua, quello che non parla mai, o quello che invece guida la riunione? Ma togliamo l'estremo del leader che guida la riunione, parliamo di tutti gli altri. È carismatico uno che pur di non interrompere non ha detto la sua e magari dopo la riunione borbotta e si lamenta, ma non ha parlato durante la riunione. Non è carismatico, ok? Il carismatico dice la propria opinione, non è detto che la imponga. Dipende da quanto ci tiene, magari la impone pure se ci tiene, ma la dice, non passa inosservato e se è necessario dunque interrompe. 3. I carismatici guardano negli occhi gli altri. Marco, il contatto visivo è importante perché le persone sicure di sé guardano negli occhi. Altra credenza
sbagliata. Il carismatico, facci caso, da oggi in poi ti guarda negli occhi quando è lui a parlare e non ti riscolla magari. Ti do un suggerimento: se vuoi guardare negli occhi qualcuno senza provare imbarazzo, all'inizio è normale, guardalo qui al centro, qua sulla base del naso. A lui sembrerà che tu lo stia guardando negli occhi, ma tu lo guarderai alla base del naso e sarà meno imbarazzante per te, soprattutto all'inizio. Comunque, il carismatico guarda negli occhi quando è lui a parlare, ma quando sono gli altri a parlare a lui, non è che li guarda fissi negli occhi. Spesso, se tu parli con un leader, con una persona carismatica, noterai che un pochino distoglie lo sguardo, perché già sta pensando a quello che deve fare dopo, perché è una persona molto attiva e quindi si annoia anche presto. O magari guarda il cellulare. Ti do un consiglio: se ti dà fastidio questo, a me dà fastidio, se parlo con qualcuno e questo non mi guarda, anche se dopo che avrai sviluppato il tuo carisma vedrai che capita molto raramente. Soltanto chi è emotivamente stupido, quindi non emotivamente intelligente, non è in grado di capire chi ha di fronte perché è stupido emotivamente, allora non ti presterà attenzione se sarai un carismatico. Però capiterà anche a te, quando sarai un carismatico, che ci sono delle persone che non ti coinvolgono, non ti va di parlarci, e quindi quando ti parlano non le guardi negli occhi. Non devi accontentare tutti, no? Ti svuotano, ti toglie l'energia, ok? Se vuoi però l'attenzione di un carismatico che in quel momento sta guardando altrove, fermati, smetti di parlare, il silenzio lo attirerà, perché gli sembrerà strano. Se adesso provi imbarazzo nello stare al centro dell'attenzione, quando sarai un carismatico ti piacerà. Poi potrai scegliere di accendere o di tenere spento il tuo carisma, ma sarai a tuo agio quando sarai al centro dell'attenzione. Ok, quindi interrompiti, smetti di parlare se qualcuno distoglie lo sguardo, oppure toccalo e avrai la sua attenzione di nuovo. 4. I carismatici stanno fermi o si muovono? Il carismatico è energico e dunque si muove. Non è così. Io ovviamente, come avrai capito, insegno anche il public speaking, no? Lavorando con imprenditori, con politici, e insegno il public speaking. Ci sono molti public speaker che non fanno altro che camminare a destra e a sinistra per il palco, muoversi. Completamente sbagliato. Quella è tensione, è stress, ok? Il carismatico si muove poco, ma quando lo fa con potere, con potenza. Si muove poco, dosa le proprie energie, ma quando agisce lo fa per essere efficace. Se tu entri in una stanza, in una riunione, per esempio, e tutti si muovono, ma c'è uno fermo, di solito quello è il capo. Ok, quindi il carismatico si muove, è un uomo, una donna d'azione, ma soltanto quando deve fare qualcosa di efficace, qualcosa di utile, di pratico, di importante, ok? Non si muove a bambera. E questo è anche un atteggiamento mentale. Veniamo alla quinta domanda. I leader annuiscono oppure no? Annuire significa così, fare così con la testa, oppure no? Pensaci un attimo. Marco, bisogna sempre dire di sì, perché il leader è ottimista e non dice mai di no. Bisogna sempre dire di sì, e dunque sì, bisogna annuire. Su alcuni libri di PNL ho proprio letto che quando qualcuno ti parla devi annuire. Completamente sbagliato. I leader non annuiscono, i carismatici non annuiscono, tranne quando sono fortemente d'accordo, personalmente d'accordo con ciò che dice l'altra persona. Ma altrimenti non annuiscono, e sai perché? Perché annuire sempre così è un atteggiamento da subordinati. Chi dice sempre di sì vuole compiacere l'altro, e anche quando non è d'accordo continua a dire di sì per non scontentare l'altro. Atteggiamento anticarismatico, paura del giudizio, bisogno del giudizio. Ok?
Il carismatico ha assenza di bisogno, non trasmette bisogno, e proprio perché non trasmette bisogno riceve tantissimo. Le persone se la tirano con uno che ha bisogno, lo fanno aspettare, non gli danno risposte. Ma se tu non tradisci bisogno, e quindi sei un carismatico, riceverai tantissimo. Allo stesso modo, annuire sempre, anche quando non si è d'accordo con tutti o con i superiori, non è carismatico. È un atteggiamento da subordinati. Non devi accontentare nessuno. Guarda, ascolta, alla pari, con interesse. Se ti interessa, altrimenti anche senza interesse, non ascoltare, taglia corto. Ti interessa, ascolta. Non è che devi dire non sono d'accordo, se non sei d'accordo non è una questione importante per te, fregatene, lascia andare. Ma se sei d'accordo annuisci e fallo lentamente, non così velocemente, ok? Quindi non annuire e sarai più carismatico, annuisci soltanto e lentamente quando sarai d'accordo con ciò che dice l'altra persona. Benissimo, questi erano 5 atteggiamenti non verbali, un esempio, un assaggio. Trovi tutte le informazioni su questo corso nel link in descrizione. Clicca per vedere il programma, il costo e le eventuali promozioni in corso.